Ben ritrovati cattolici dintorni. L'Università Cattolica ha inaugurato ufficialmente un prestigioso progetto di dottorato internazionale in scienze. È stato ufficialmente inaugurato a Brescia l'ambizioso progetto PhD International in Science. Si tratta del primo dottorato internazionale in scienze della sede bresciana e il primo in Italia a coinvolgere ben 4 università cattoliche dal mondo. L'opportunità principale è quella di riuscire a rendere effettivo l'internazionalizzazione delle università, perché con questo progetto si portano davvero gli studenti nelle altre sedi, si sviluppano realmente i progetti di collaborazione e aumentano le possibilità di scambio tra le varie università. E questa cooperazione a che cosa potrebbe portare? Sicuramente ad un aumento, per esempio, della produzione scientifica, sicuramente ad un aumento della fama dell'Ateneo e di tutti gli Atenei, e ad un aumento anche del numero di studenti che arrivano dall'esterno verso la Cattolica e quindi a realizzare effettivamente l'internazionalizzazione, quindi a catturare studenti e progetti dall'esterno. I cardini fondamentali del programma sono il reclutamento di studenti su scala mondiale, i progetti di ricerca bilaterali e la permanenza degli studenti per almeno un anno in ognuna delle università proponenti un progetto di ricerca. A fare da apripista per la sede bresciana di Via Musei sono i due dottorandi Francesco Mattiotti e Michele Antonio Miti. Il mio ambito di ricerca e comunque il gruppo di persone che si occupano di questo ambito è molto distribuito e molto internazionalizzato, per cui la possibilità che un dottorato internazionale offre di stabilire legami e partnership a livello anche extraeuropeo e internazionale è un valore aggiunto fortissimo che anche per un futuro nella ricerca immagino abbia grandissimi effetti e sia un valore aggiunto per la mia carriera. Ecco. Il nostro obiettivo è partire da alcuni lavori abbozzati da un ricercatore italiano, Ugo Fano, all'inizio degli anni 90, per unificare effetti fisici che sembrano completamente diversi e dalla natura completamente lontana, in un'unica teoria, in un unico framework che siamo abbastanza fiduciosi di raggiungere e consolidare in questi 4 anni. È un progetto, diciamo, molto ambizioso, nel senso è poco incrementale, è difficile fare piccoli progressi. Diciamo che è un progetto che vuole riordinare una grande conoscenza e quindi serve una collaborazione molto generale. Un singolo ricercatore non può proporsi, diciamo, mandare avanti una carriera pubblicando sugli assiomi delle teorie fisiche, ma c'è bisogno di un gruppo, cioè un folto gruppo di persone che collaborano. E il grande pregio di questo dottorato è che in parte è matematica e in parte è a fisica. La parte di Leuven è nel dipartimento di matematica, gruppo di geometria, e quindi speriamo di riuscire a costruire un nuovo ponte tra queste due discipline. E nel concreto le tue ricerche che cosa potrebbero portare? A quali risultati? Allora, è molto difficile da dire. È un ambito molto astratto, molto teorico. Il suo scopo, diciamo, la sua applicabilità è sui fondamenti della fisica. Quindi non ha in realtà applicazioni concrete. Però il grande pregio di trovare una teoria così matematica è che permetterà a vari settori della scienza di dedicarsi alla teoria dei campi, che per ora è appannaggio solo dei fisici teorici. Noi speriamo che, dando una formazione molto assiomatica, anche altri campi come dell'ingegneria, come la teoria dell'informazione, possano convergere in trovare, diciamo, nuovi punti di accesso a questa teoria, nuove prospettive. Si è tenuto in Cattolica un convegno internazionale per ricordare i 50 anni della Populorum Progressio di Paolo VI. Vediamo insieme il servizio. A 50 anni dall'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI e per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia, l'UMSA e l'Istituto Universitario Sofia, con il patrocinio della Santa Sede, ha organizzato un convegno di studi per riprogettare la cooperazione internazionale a partire dall'educazione, dal titolo Educazione e sviluppo per la pace tra i popoli.
Il tema dello sviluppo integrale, per la prima volta viene usata questa espressione per richiamare appunto che lo sviluppo è una cosa positiva anche nei suoi aspetti materiali, ma non si deve e non si può limitare questi aspetti materiali, deve coinvolgere tutto l'uomo. Il secondo è che l'economia è fatta per far prosperare le persone e diciamo l'ambiente sociale in generale, quindi la felicità pubblica e non viceversa, non sono le persone che devono essere in funzione dell'economia, e anche questo è un altro degli aspetti che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre ribadito, da Leone XIII che viene infatti richiamato in questa enciclica fino a Papa Francesco oggi. 3 giorni di lavori con la partecipazione di più di 30 relatori internazionali per un'occasione di riflessione e confronto con gli studenti e i partecipanti circa la situazione drammatica dei paesi in via di sviluppo e le possibili soluzioni a partire dall'educazione come strumento di sviluppo. A 50 anni di distanza non solo non sono cambiati i problemi denunciati da Paolo VI nel 67, immediatamente dopo il concilio, ma sembra che addirittura si siano acutizzati i problemi dell'analfabetismo come uno dei mali dell'umanità, che allora veniva denunciato, oggi è molto più consistente, perché ci sono delle fasce ancora più diffuse di popolazione che non accede all'educazione e quindi non accede al principio fondamentale della crescita e della maturità. E questo poi porta a tante conseguenze e tanti mali. Dunque questa è la prima attualità. E evidentemente la Populorum Progressio potrebbe essere letta da tanti punti di vista. Noi qui in questo convegno vogliamo leggerla dal punto di vista dell'educazione, perché è il tema che ci interessa di più. E l'invito anche a guardare diciamo, tutte le problematiche del mondo con una visione globale, a dilatare gli orizzonti, guardare il soggetto singolo dentro il contesto dell'umanità e della mondialità. Dunque oggi siamo pienamente in linea con quanto diceva Papa Paolo VI e lo vogliamo fare proprio qui nella sua casa, nella città dove lui è nato. Durante il convegno si è dato grande spazio a temi riguardanti il mondo del volontariato e della cooperazione internazionale, risorse fondamentali per una società caratterizzata dall'interdipendenza planetaria e dal bisogno di aiuto reciproco. L'amministrazione guidata da Donald Trump sembra intenzionata ad affrontare le questioni internazionali in modo nuovo rispetto al passato. Vediamo cosa ne pensano i docenti della Cattolica. Di fronte ad un sistema internazionale in transizione, in cui la distribuzione di potenza appare sempre più multipolare, gli Stati Uniti si confrontano con l'urgenza di una serie di sfide. Quello che segna l'elezione di Trump è probabilmente un periodo di disinvestimento nell'ordine internazionale. Per cui quello che ci aspettiamo è che in qualche modo Trump tenga fede a quelle che sono state le sue promesse in campagna elettorale, soprattutto su due aspetti. Uno, ritirandosi da quelle che sono le principali organizzazioni multilaterali, cioè riducendo l'investimento americano in queste istituzioni, non ritirandosi chiaramente del tutto né dalla NATO né dalle organizzazioni economiche internazionali, e dall'altra parte iniziare con uno stile diplomatico meno multilaterale, cui meno condiviso e molto più bilaterale, volto a strappare ogni volta l'accordo migliore per gli Stati Uniti, come appunto viene racchiuso nello slogan America First. Ovviamente la Cina è un partner molto importante dal punto di vista commerciale per gli Stati Uniti e, come abbiamo visto già in campagna elettorale, Trump si è scatenato letteralmente contro la Cina, responsabile, secondo il Presidente, di avere di fatto rubato i posti di lavoro agli americani. Quindi sicuramente i toni della campagna elettorale sono stati molto forti e Trump deve in qualche modo rispondere a questa base elettorale. D'altra parte la realtà invece è molto molto più complessa, ricordiamoci comunque che la Cina detiene una buona quantità comunque di buoni del tesoro americano e quindi di debito americano. E in fin dei conti le aziende americane sono molto coinvolte anche nelle catene globali della produzione, catene globali del valore, e direttamente quindi importano, esportano e anche producono in Cina. Il seminario discute la visione internazionalista, le priorità e le direttrici strategiche di politica estera e della nuova amministrazione statunitense a 2 mesi dal suo insediamento. Nonostante le prospettive quando ha vinto Trump fossero state molto positive, cioè l'idea era che la cooperazione sarebbe avanzata anche abbastanza rapidamente, ci sono tutta una serie di ostacoli concreti a una cooperazione
reale tra i due paesi. Quindi non dico che le prospettive sono necessariamente negative, ma sicuramente sono meno semplici di come è stato detto nel momento in cui Trump aveva vinto, un po' speculando su questa relazione quasi personale, di una quasi amicizia tra Trump e Putin. Le indicazioni che giungono sono quelle di alcune discontinuità forti che in generale forniscono un approccio diverso dell'amministrazione americana corrente rispetto a quelle precedenti. In particolare parliamo di un approccio che focalizza sulla potenza più che sulle istituzioni rispetto a un tempo, e quindi vuole far pesare la potenza americana all'interno dei differenti scenari in una prospettiva di limitazione dei costi del sistema internazionale o dei costi dell'ordine internazionale, cioè per quanto possibile concentrarsi su alcuni scenari, alcuni interessi di sicurezza fondamentali per gli Stati Uniti, chiedendo o costruendo un ordine che favorisca la partecipazione di altri, in particolar modo della Russia sempre. Quindi andiamo verso un ordine tripolare, o questo almeno sono le intenzioni dell'amministrazione. L'amministrazione guidata da Donald Trump sembra intenzionata ad affrontare questioni introducendo in alcuni mercati elementi di discontinuità rispetto alle linee seguite dalle amministrazioni precedenti. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, l'appuntamento la prossima settimana come sempre il venerdì alle 20.05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.